Pronto? Ciao cara, come stai? Sono contenta, ma mi racconti. Mi racconterai quando vieni. Quando vorrei prendere un appuntamento? Oggi? Aspetta un attimo, fammi controllare. Uno spazio alle 19:30. Troppo tardi? Però cosa devi fare? Vabbè, noi chiudiamo alle 9 oggi. Quindi ce la facciamo. D'accordo, allora ci vediamo più tardi. Ciao, a dopo. Ehi, benvenuta, bentornata. Come stai? Ah, bene, 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 bene. Vieni, siediti qui. Adesso ti do la mantellina. Chiudi bene così non cade nessun capello, eccetera. E siamo pronti. Allora, mi hai detto al telefono che vuoi fare un po', insomma, una decolorazione. Fammi vedere i tuoi capelli. In salute, li stai tenendo abbastanza bene. Dopo guardiamo un attimo le tonalità di biondo, perché insomma non puoi arrivare a un biondo platino se con questo colore. Va bene, poi decisamente troppo lunga. D'accordo. Allora, per la decolorazione io ti faccio prima una decolorazione e poi ti lavi i capelli, d'accordo? Allora, prima li pettino un attimino. Ma vuoi dei colpi di luce o vuoi proprio tutti i capelli decolorati? Non è un problema, è giusto per capire. Sì, io dopo farei un taglio un pochino anche alle punte. Ti dico anche solo per il fatto che rovina il capello, soprattutto un capello di partenza scuro come il tuo. Guarda, io allora devo essere onesta, taglierei anche un pochino le punte, purtroppo con la decolorazione, soprattutto partendo da un colore come il tuo, che è comunque abbastanza scuro, è un mogano scuro. Adesso ti faccio vedere un attimo.
si rovinano leggermente. Insomma, dare una ventata di aria fresca con una bella schiarita. Allora, intanto che ti spazzolo un po' i capelli, raccontami un po'. Ah, ma dai. Infatti mi sono accorta che mi ero scordata di chiederti com'era andata l'altra volta. Beh, bene, bene, sono contenta. Hai fatto. Beh, è stato molto gentile da parte tua. Io non so se l'avrei fatto. Ma non avevo dubbi, insomma. Trattandosi di te, veramente. È stata una fortuna. Eh sì, beccare del posto di qualcuno. Ma sì, tutto bene. Adesso ho finito di pettinarli un secondo, solo che avevi un po' di nodi, secondo me con cappello, sciarpa e tutto. Insomma, sì, ultimamente c'è stato un po' un aumento di clienti, quindi siamo molto contenti. Abbiamo fatto un corso di aggiornamento online l'altro giorno, veramente interessante. Ma no, niente, poi nulla, nulla di che, ecco. Bene, allora adesso decoloriamo. Sei pronta? È un bel cambiamento, eh? No, no, ma io sono contenta. Bene. La mia collega mi ha già preparato. La soluzione. Al 30 di acqua ossigenata, sì, 30 volumi, ero indecisa fra 20 e 30. Ai 20, me l'hai fatto 20? Ora stavo dicendo farei 20, ok, 20. Poi nel caso vediamo come va e nel caso aumentiamo oppure scaldiamo un pochino per potenziare la decolorazione, però ti dico. La verità, io partirei con calma perché parti insomma da un colore scuretto, ecco, non chiarissimo. Va bene. Non vado a toccare.
non si sa mai che qualcosa del composto schizzi un attimo via e, lo facessi una volta al mese, ma facendo stata a contatto con... tutto il giorno, secondo me è importante. Un po' lungo.
Abbiamo terminato. Adesso ci sarà un periodo, insomma, un po' noioso per te perché dovrai aspettare che i capelli pian piano si decolorino. Adesso ti faccio vedere i biondi che puoi raggiungere. Decidi te dove va arrivare, così decido un attimo come fermarmi, quando fermarmi, controllo i capelli, eccetera. Il mio libro magico con tutti i colori che abbiamo, che possiamo fare, insomma. Andiamo, voglio mostrartelo solo per farti vedere, insomma, per darti un'idea. Allora, noi partiamo da Noi partiamo da, direi, questo colore appunto, come ti ho detto, è sì, un mogano marrone medio, non scurissimo, insomma, ce ne sono di più scuri, però non è considerato certo un biondo. Ok, neanche un nero, però sì. Quindi tu parti da, sì, un misto fra biondo fra questo e questo. Questo un po' più chiaro, questo un po' più dorato. Questo è proprio, sì, oro intenso e questo semplicemente oro dorato, ecco. Oppure puoi arrivare anche questo un po' più scuro. Sì, altrimenti, ecco, potresti arrivare anche questo beige. Quindi preferiresti un qualcosa del genere o un qualcosa del genere? Quindi non particolarmente dorato, ma va bene, uno di questi due. Quindi ti interessa schiarire, non un colore preciso, d'accordo? No, guarda, meglio, meglio, meglio. Qui abbiamo proprio tutto. Guarda, abbiamo, c'è anche il perla, l'argento. Io sì, ho questo. Ma sì, li ho provati più o meno tutti, su per giù. Anche questo è molto 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 bello. Dico anche questo, sì. No, ma sono tutti meravigliosi. Io ho provato veramente tanti colori su di me, ho provato anche
Il viola intenso, ho provato l'arancio, però devo dire che sono molto soddisfatta col colore che ho raggiunto ora. Sì, mi piace molto. Beh, comunque, abbiamo divagato un attimo. Comunque abbiamo trovato il colore che volevi, d'accordo. Adesso aspettiamo e magari fra un quarto d'ora ci vediamo e vengo a controllare un attimo le cartine, guardiamo quanto si stanno decolorando effettivamente, magari diamo anche una prima passata di calore col phon. Ok. Eccomi qua tornata, allora. Controlliamo. È buono, buonissimo, sta prendendo veramente bene. Ci siamo, andiamo al lavandino, ok? Prima lavarti i capelli, ci metto non ti arriva acqua, niente, d'accordo. Anche un piccolo massaggio. Ok, come quelli che so fare solo io. Magici, magici, rilassanti. Ok, bene.
Ti è piaciuto? Ah, sono contenta. Eccoci qua. Allora, guardiamo un po'. Sono venuti bene, ma sono veramente contenta, veramente tanto. Adesso diamo giusto, giusto, giusto una spuntatina, guarda, alle punte, ma farei soprattutto, insomma, il ciuffo che la frangia che è diventato un ciuffo. Stessi decisamente. Francia, ci siamo. Altri due capelli veramente sono praticamente già asciugati senza asciugarli. Caspita, sono veramente incredibili. I tuoi capelli, sempre una fortuna pazzesca su questo. E lo sai, eh? Sì.
qual è il vantaggio anche che tu ce li hai leggermente mossi di natura, lo so, prima erano più astrati, però di natura ce li hai mossi, quindi ci sta un po', insomma, a domarsi la frangetta, però del resto sono tanto belli mossi tuoi. Io dopo non andrei a usare neanche la piastra, ti faccio la piega col phon, neanche la piastra, piastra per i boccoli, insomma, nulla di tutto ciò. Ti accorgio qui. Controlliamo un secondo. Pronta per l'altra parte che ti piace, lo so che anche farti fare la piega ti piace tanto. Sì, no, ti rilassi sempre tanto. Ok.
Bene, allora, piega fatta, taglio fatto, tutto. Ti vado a mettere, allora, questo fluido che è lucidante, te lo vado a mettere sulle radici. Molto, molto buono questo. Aiuta anche con il crespo. Soprattutto con il crespo, ma lucida. Sulle punte vado a metterti, sto dicendo, è sempre sera, sono un po' rintronata. Questo olietto, questo è veramente buonissimo, 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 l'odore della fiducia. Vero, brava che me l'hai ricordato. Allora puoi uscire così perché era un buono da. Te ne rimane ancora un po'. Ti rimangono circa 20 euro, insomma, una piega per la prossima volta. Ma sai che mi ricordo che effettivamente era venuta questa tua amica che ha detto: le piace tanto andare al parrucchiere e le voglio regalare un buono per Natale. Sì. Spero davvero tu sia soddisfatta di questo lavoro, di questo nuovo look, dei capelli più chiari, insomma. Ci rivediamo presto anche solo per fare questa frangia che cresce tanto in fretta. Mi ha fatto davvero piacere rivederti. Bene, sfoggia questo pettinatorino.